quando sono tornato dalla Germania e che ho visto i primi tubi al neon e le prime sedie non più di legno ma di ferro, ho visto che piano piano la gente si è allontanata dalle piazze. La televisione ha racchiuso gli uomini nelle case e ha fatto perdere il senso della collettività. Adesso poi che sta tramontando la cerimonia serale di guardare il cinema, cioè tutti assieme, e aspetto da un momento all'altro che arrivi un grande sogno collettivo, che arrivi un grande sogno collettivo. Detto da un sarto, veramente bisognerebbe spingere, non c'è bisogno di fare così. Non taglia, no. Scusate, va bene secondo voi così? Farfalla in mano.
maestro. Auguri da tutta la piazza di Sant'Arcangelo, che le augura tanti, tanti auguri. E ringrazio anche tutti gli alunni della scuola elementare Pascucci, che ancora si esibiranno in altri brani e anche in una bellissima poesia. Grazie, a più tardi. Bene, perché non si
c'è davanti a questo tavolino e vi voglio leggere chi sono i rappresentanti di questi 12 spicchi, come vedete tutti colorati, tutti comunque adibiti a festa. Quindi ringrazio il comune di Talamello, il comune di Nova Feltria, il comune di Toriana, il comune di Verucchio, il comune di Maiolo, il comune di Rimini, il comune di Poggio Berni, il comune di Sant'Agata Feltria, il comune di San Leo, il comune di Casteldelci, il comune di Bellarige Marina e la provincia di Rimini e naturalmente il comune di Pennabelli e il comune di Sant'Arcangelo di Romagna. Quindi veramente questa è una torta simbolica perché rappresenta tutta la Valmarecchia unita, lo voglio ancora ribadire, e questo momento di unità reale e questo momento di saluto e di augurio che tutta la comunità della Valmarecchia vuole porgere al maestro Torino Guerra, a nome di tutti chiamo il nostro sindaco di Sant'Arcangelo Mauro Morri, benvenuto a questa bella celebrazione. Tu hai il microfono, Mauro. Salve a tutti, solo poche parole, perché insieme abbiamo voluto organizzare questo compleanno al maestro Tonino Guerra, l'abbiamo voluto fare qui, nella piazza del comune di Sant'Arcangelo, anche per vicinanza, visto che il maestro è qua, è qua. Per noi è un momento importante, come Valmarecchia, come il comune di Sant'Arcangelo, assieme a tutti gli altri comuni e assieme alla provincia di Rimini. Cito la provincia di Rimini perché il presidente Stefano Vitali, che è stato più volte in questi giorni a trovare il maestro Tonino Guerra, sta arrivando da Torino e quindi sta rientrando e verso le 5 sarà qui con noi. Siamo tutti qua, ecco, questo è un po' il significato che vogliamo dare nell'esserci e ci siamo come amministrazione, come sindaci e come provincia, ma ci siamo anche con la nostra gente a cui tiene tanto il maestro Tonino Guerra. Nei giorni scorsi, quando insieme a lui abbiamo fatto due chiacchiere per il compleanno, ci diceva mi piacerebbe che fosse organizzato in piazza a Sant'Arcangelo assieme alla nostra gente. Eccoci qua. E questo è un po' il senso di questo compleanno che lui ha voluto, insieme a lui noi abbiamo voluto popolare, cioè di piazza. Voglio ringraziare tutti quanti hanno in questi giorni manifestato gli auguri a maestro, a lui direttamente, ma anche in comune, a tanti altri, attraverso telefonate, messaggi, anche il presidente della regione Vasferrania assieme a tanti altri. Questo è un po' il regalo che vogliamo fare al maestro Tonino Guerra con questo compleanno. Ringrazio la Proloco di Sant'Arcangelo che ha organizzato queste degustazioni. Voglio ringraziare i bambini delle scuole, Tonino Guerra ci teneva tanto, qualche settimana fa abbiamo messo una pianta al centro di Piazza Gramsci, che è quella dietro il comune, perché il maestro Tonino Guerra la voleva, l'ha chiesta da tanto tempo e l'abbiamo messa e non potendosi essere perché non stava bene, gli è piaciuta tantissimo questa immagine che gli abbiamo mandato di centinaia di bambini attorno a quella pianta che festeggiavano e cantavano una storiella sull'albero. È bello oggi aver avuto qui oltre 200 bambini che hanno fatto alcuni canti, perché Tonino Guerra lo voleva tanto e questa cosa ovviamente gli ha fatto molto piacere. Ci sono state, poi ci saranno in seguito anche delle musiche di suo figlio Andrea e di Giulio Faini, è stato un grande musicista di Sant'Arcangelo. Abbiamo messo le stampe con le farfalle ai portici del comune e altre immagini del maestro Tonino Guerra in omaggio a lui. Abbiamo portato dei fiori di mandorlo in modo molto semplice all'interno della fontana al centro della piazza, perché Tonino è molto legato ai fiori di mandorlo. Così come finisco come omaggio e regalo al maestro, e saluto Andrea. Salutiamo tutti Andrea. Saluto Andrea. E allora cogliamo l'occasione. Tonino e la Valmarecchia, un binomio che oggi è inscindibile. Da tempo la gente di Pennabelli e della Vallata riconosce in te il maestro.
non solo il maestro di cinema e dello spettacolo, della poesia, ma il maestro inteso nel senso più ampio e prezioso del termine, il maestro di vita. E come ogni grande maestro indichi le regole e i modi di interpretazione della realtà, ci fornisci la rete interpretativa della nostra vita quotidiana. Una che racchiude tutta la Val Marecchia. Diamo benvenuto anche Andrea Gnassi come comune di Rimini, di presente, a festeggiare il compleanno di Tonino Guerra. Quindi vorrei unirmi anch'io, ma come tutta la piazza, ai vostri auguri, al vostro importante pensiero. Questa è una torta composta da 12 spicchi, come vedete molto colorata, molto dolce, molto viva, e quindi ogni spicchio rappresenta un comune della Val Marecchia. Quindi voglio ancora citarli: il comune di Taramello, il comune di Nova Feltria, il comune di Toriana, il comune di Verucchio, il comune di Maiolo, il comune di Rimini, il comune di Poggio Berni, il comune di Santa Agata Feltria, il comune di San Leo, il comune di Casteldelci, il comune di Bellaria Gemarina e ovviamente tutti sotto la provincia di Rimini. E naturalmente vedete come è bella colorata, l'ho voluto sottolineare nuovamente perché è bello che questo pomeriggio sia un pomeriggio di colore, di spirito, di unione, di condivisione, proprio per festeggiare un grande maestro, sempre tu Mauro, a nome di tutti i sindaci della Val Marecchia, a fare questo inizio ufficiale di festa. Esatto, abbiamo preparato qua un buffet, potete avvicinarvi anche voi tutti. Adesso stapperai tu, Mauro, la bottiglia, ecco, ti aspetta. Con un filo di voce vi racconto anche questa mia emozione, naturalmente, perché non è facile essere qui questo pomeriggio e parlare davanti a un grande maestro. Quindi vorrei ringraziare per questo anche l'associazione Tonino Guerra, che ha voluto questa giornata di venerdì 16 marzo. Quindi grazie all'associazione Tonino Guerra, qui va il primo applauso dopo il brindisi. Eccoci qua, auguri Tonino! Da tutta la piazza Canganelli, da tutta la Val Marecchia unita, buon compleanno al maestro Tonino Guerra! Evviva! Auguri! Ed ecco la banda di Perticara che sta intonando le note di tanti auguri. Grazie. Ecco qua. Credo che sia veramente un pomeriggio unico, un pomeriggio davvero dove sì, la Val Marecchia è tutta unita qui a Sant'Arcangelo di Romagna per festeggiare un grande maestro, è tutta unita per... personaggio che ha collaborato con grandi, grandi artisti di tutto il mondo. Tonino ha lavorato insieme a Federico Fellini, di cui abbiamo ascoltato alcune note prima. La foto ufficiale della Val Marecchia Unita. Grazie, grazie a tutti voi che avete partecipato.